molto giovani, portare il saluto di tutto il Senato, dei miei colleghi e del Presidente Grasso, che oggi, come sapete, non poteva partecipare a Milano, che ci teneva molto a che io interpretassi la sua partecipazione a questo incontro, che è finalizzato, come voi sapete bene, a illustrare e presentare un progetto che è molto meritevole di attenzione anche da parte delle istituzioni, perché sottolinea, se ancora ce ne fosse bisogno, l'importanza di sensibilizzare le nuove generazioni sull'utilizzo delle fonti rinnovabili e sulla necessità di riprogettare il nostro futuro secondo logiche di sostenibilità ambientale. Ma direi che il punto che credo vada trasmesso alle giovani generazioni è l'esigenza di costruire un futuro sostenibile da tutti i punti di vista, non solo della tutela dell'ambiente, ma anche delle nostre risorse generali, e a cominciare per esempio da quelle finanziarie che le generazioni passate hanno usato così massicciamente, tanto che oggi su di voi e sulle generazioni future peserà un debito molto grande fatto dai nostri progenitori. Dunque l'idea della sostenibilità è anche come punto di solidarietà e di responsabilità tra le diverse generazioni. L'ambiente in particolare, l'ambiente che ci circonda, è la risorsa principale che fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere. E il rapporto che abbiamo instaurato fino ad ora ha però visto sempre di più lo sfruttamento di tutte le risorse naturali senza una reale consapevolezza dei rischi a cui la loro erosione porterà se non si cambia rotta molto presto. Se nella seconda metà del secolo scorso il bisogno di energia è sempre crescente perché l'energia ha sostenuto lo sviluppo economico, ha sostenuto la creazione della ricchezza e del benessere in cui oggi tutti noi e tutti voi vivete, ora però che abbiamo, grazie alla ricerca scientifica e alla sperimentazione nelle industrie, che abbiamo appunto le tecnologie per ricavare energia pulita, abbiamo anche il dovere di percorrere questa via. Quello che noi stiamo vivendo in questi giorni, le alluvioni che voi quei disastri vedete sugli schermi televisivi tutti i giorni, ha molto a che fare col tema di oggi, perché sono l'effetto di quei cambiamenti climatici prodotti dalle emissioni dei combustibili fossili che hanno riscaldato l'atmosfera e che oggi si, come dire, punisce chi ha determinato tutto questo, creando questa destabilizzazione ambientale. E vediamo quanti costi e quante sofferenze tutto questo determina. Quindi ognuno di noi deve fare la propria parte. Le istituzioni e il Parlamento devono impostare politiche che vanno nella direzione di incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini e delle imprese di tecnologie che riducano l'impatto sull'ambiente. Questo da parte della politica dovete sapere che non sempre è facile, perché è una politica lungimirante i cui effetti si vedranno negli anni futuri, quando magari chi governa oggi non ci sarà più ed è magari più motivato a realizzare cose che sono subito visibili e che creano consenso. Ma la buona politica è la politica che invece si fa carico anche del futuro delle persone, delle generazioni e del nostro paese. Ma anche da parte nostra e da parte di tutti i cittadini è necessario uno sforzo quotidiano, uno sforzo prima di tutto di consapevolezza, perché sono le piccole cose che possono rendere migliore il futuro. Per fare un esempio, la possibilità che abbiamo oggi di riciclare la quasi totalità dei rifiuti che vengono prodotti, in particolare la carta, la plastica, i metalli, dà l'opportunità di forgiare a ciascuno di noi un piccolo anello di una catena ecologica ormai necessaria. Quindi, per esempio, nella gestione dei rifiuti, ogni giorno dare il proprio contributo alla sostenibilità ambientale. Nel nostro paese, negli ultimi anni, l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili è cresciuta enormemente e i passi avanti sono stati davvero molti, ma la quota raggiunta ancora non può bastare a considerarci un paese virtuoso e l'Europa deve dare uno stimolo in questo senso e orientare anche le sue risorse
per il sostegno alle politiche di sostenibilità ambientali, molto meglio spendere prima per fare queste riconversione del sistema piuttosto che spendere dopo per riparare ai guasti che invece i cambiamenti climatici hanno prodotto. Nei primi 10 mesi dell'anno l'energia prodotta in Italia da fonti rinnovabili ha costituito oltre il 30% della domanda elettrica nazionale e in particolare sono cresciute moltissimo le fonti di produzione eolica, fotovoltaica e geotermica e ciò grazie alle politiche fiscali di sostegno e incentive messe in atto dai governi e dal Parlamento nell'ultimo decennio. Gli sforzi che si stanno facendo in tutto il mondo sono reali e solo la scorsa settimana è stato davvero di portata storica l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Cina per la riduzione su base volontaria delle emissioni di gas serra, finalizzato a favorire la firma di un nuovo trattato globale per rinnovare il protocollo di Kyoto al vertice in programma l'anno prossimo a Parigi. E Stati Uniti e Cina sono, come voi sapete, su scala globale tra i maggiori emittenti di gas a serra. Dunque questo accordo è una cosa importante per il mondo. Vedete come cose che capitano così lontano poi sono invece importanti per la nostra vita di tutti i giorni. Il presidente americano Barack Obama si è impegnato a ridurre entro il 2025 le sue emissioni di gas serra in una quantità compresa tra il 26 e il 28% rispetto al 2005. La Cina, da parte sua, ha sottoscritto l'obiettivo di arrivare nel 2030 a produrre il 20% della propria energia con fonti alternative non fossili. Questo è un obiettivo ancora non assoluto, ma certo un passo molto importante. Può sembrare certo poco, ma sono appunto piccoli progressi verso un mondo più pulito, più sostenibile e quindi più sicuro. La scuola è il luogo principale nel quale si scambiano idee e soprattutto nel quale si costruisce la cultura della sostenibilità, del rispetto e della tutela del pianeta. Una cultura che dovrà costituire, io mi auguro, un patrimonio per tutta la vostra vita. Per cui buon lavoro e metteteci tutto l'entusiasmo possibile. Grazie.